Eccoci a noi, finalmente dopo una lunga giornata di lavoro riesco a ritagliarmi del tempo tranquillo per realizzare intanto il video con il messaggio del giorno. Poi in nottata ci sarà un interattivo richiesto da voi ed è molto interessante perché andiamo a chiedere se quei messaggi, quelle foto, o meglio quelle comunicazioni che io vedo da parte di una certa persona sono indirizzate proprio a noi. Beh, vi lascio la curiosità. Poi ci sarà anche il video in abbonamento che caricherò sempre questa notte. Al momento non riesco. E per il resto, io sto continuando a fare tranquillamente consulti personali. È vero, forse partirò in vacanza qualche giorno, ma in realtà porto il lavoro con me. Tanto le mie vacanze sono esplorative in solitaria, quindi ho tutto il resto del tempo libero a disposizione per riuscire a fare anche i vostri video personali, perché poi mi rendo conto che effettivamente se avete necessità nel presente non è che si può rimandare dopo le mie vacanze. Quindi faremo in modo di fare tutto. Allora, come state? Passato, presente, futuro. Oggi facciamo l'esperimento in modo ancora diverso dall'ultima volta, cioè non andiamo dal futuro a ritroso. Partiamo dal presente e poi motiviamo per il passato e per il futuro. Diamo sempre le carte come passato, presente e futuro. Stavo già sbagliando. Ah, l'abitudine è una brutta bestia, bisogna sempre essere centrati. Ok, presente. E il presente è bellissimo perché già vi dà appesi in una condizione che vi fa guardare ancora al passato, vi proietta verso il futuro, ciò che vi appesantisce sono soprattutto i pensieri, paure e paranoie. In basso, infatti, non c'è nessuna rete che vi possa salvare dalla caduta, ma ci sono le nubi, eppure si stanno così diradando. Probabilmente questi pensieri stanno iniziando a tormentarvi di meno. E voi vi state lasciando andare via, esuli, per citare Carducci. Si allontanano da voi, i piedi sono già proiettati verso questo futuro, però evidentemente di questo passato c'è una situazione che non siete riusciti ancora a lasciarvi alle spalle, tanto è vero che con il viso siete rivolti proprio a sinistra. Sulle spalle c'è il fardello di tutto ciò che consegue da questa scelta, che è appunto conseguenza di questa vostra immobilità, non voluta, ma dovuta proprio dalla posizione che avete scelto. Ora vedete la schiena inarcata a tentare di resistere a questo peso che sta schiacciando. La vostra persona, e tra l'altro siete in una specie di imbuto al contrario. C'è quasi la voglia di affrontare questo peso e vedere quanto effettivamente siete in grado di resistere. Posso dirvi una cosa? Questa carta nel presente fa quasi pensare a una persona che si sia un po' troppo ostinata nei confronti di un qualcosa che in fondo sa di dover lasciare. Vi siete probabilmente inorgogliti, non volete dar la vinta a chi è su questa sponda. E sta evidentemente prendendo delle strade differenti dalla vostra. Vediamo un po' però. Attingiamo da questo passato. Voi siete già caduti e vi siete già rialzati. Questa è la cosa bella. E lo sapete qual è la cosa che in più vi fa soffrire? È che siete caduti nuovamente nella stessa trappola, nella stessa situazione. Può essere la stessa persona, può essere una persona differente. E questa volta voi non volete lasciargli la vinta. Ma è proprio una questione vostra, voi ce l'avete con voi stessi, ma come ho fatto con voi stesse? Di nuovo a lasciarmi ingannare, a crederci in maniera poi così totale. Eppure, quello di prima, quella di prima, me ne aveva date di bastonate. Altro che schiena piegata a terra, con le mani, rialzarmi, carponi, e poi cercare di rimettermi sulle mie gambe, puntare una nuova direzione, finalmente la leggerezza, finalmente una prospettiva futura. E poi che cosa abbiamo fatto? Tutto il contrario, c'è un passo avanti per fare 10 passi indietro. Ecco, possiamo dire che il vostro orgoglio effettivamente in questo caso è giustificabile.
È giustificabile perché evidentemente vi hanno fatto del male. Evidentemente le conseguenze di quello che state vivendo non sono casuali. Cioè, noi non vogliamo giudicare nessuna persona perché poi se esiste un karma, quello che noi si vive è anche forse conseguenza di qualcosa che abbiamo fatto nel passato, oppure la persona che ci sta facendo soffrire pagherà poi nel futuro. Fatto sta che la persona che vi ha fatto cadere nuovamente, ma voi non siete caduti o cadute, è che vi trovate nella stessa scomoda posizione della caduta di prima. Solo che avete imparato dall'esperienza e quindi forse vi state salvando proprio in extremis, è proprio al limite. Da un lato vorreste cadere, perché nel cadere trovereste conferma ulteriore che le persone sono tutte uguali e che il tipo di situazione che state vivendo è sempre la stessa, non vale la pena tentare nuovamente nel futuro. Ecco perché poi i piedi sono nel futuro, ma voi mostrate la parte di sotto, cioè non volete mostrare la volontà di intraprendere questo nuovo cammino. Quindi forse è arrivato anche qualcosa nel futuro che effettivamente vi sta trattenendo per i piedi. Quindi magari c'è qualcuno che vi sta anche dando una mano, una situazione che vi sta dando una mano e voi fate finta di nulla. Perché siete? Allora, memory di una situazione finita male, simile alla situazione attuale che più o meno sta prendendo la stessa piega, figuriamoci come andate a considerare e interpretare un'eventuale situazione futura simile. Anzi, il terzo tentativo paga per tutti e due quelli di prima. Però nel presente possiamo dire che effettivamente vi hanno imbrogliato. Cioè, la prima caduta forse è stata conseguenza di tante concause che hanno portato ad una delusione e probabilmente non siete neppure stati imbrogliati volutamente, usati, no, perché questo è un appello. Quindi nella sua stessa prova sta il fatto di doversi liberare da un sacrificio, da una condizione scomoda nella quale si trovava prima ancora che la situazione iniziasse. Quindi questo primo piccolo trauma è stato comunque liberatorio, ma come ogni nascita, al tagliare il cordone ombelicale, la caduta a terra, voi avete visto il parto, no? Negli animali sfruttando la forza della gravità. Quindi in realtà state rinascendo nuovamente a voi stessi sfruttando la forza di gravità e cadendo. Ora, quasi tutte le specie animali sfruttano questo meccanismo per poter partorire e il cucciolo quando cade sbatte a terra. La prima cosa che deve fare è alzarsi sulle sue gambe. Cioè, prima di tutto, la vita, come benvenuto, gli dà un bel muro su cui sbattere il muso. A volte senza denti, addirittura già sbatti a terra. Quindi qui è stato più pedagogico l'evento. Qui invece c'è qualcuno che veramente ha appesantito voi di incombenze sue e ha approfittato della vostra posizione, rendendovi scomoda quella stessa posizione che avevate con il tempo migliorato. E nel futuro dove andiamo? Beh, nel futuro potete solo che fare un lavoro di consapevolezza, cioè voi potete rimanere appesi qui tutto il tempo che volete, perché in realtà non si cade subito, diventa anche una lenta agonia perché avete fatto i muscoli. Quindi voi sia interiormente che esteriormente questa situazione potreste portarla avanti ancora per molto tempo, anzi forse vi mantenete nella posizione scomoda e sofferenti pure per smuovere una sorta di senso di colpa nell'altra persona che ha una faccia di bronzo. Voi direste, ma guarda tu questo, guarda questo individuo, questa persona come si comporta nei miei confronti, eppure vede che mi ha complicato la vita. E poi cosa fa? Si presenta come un agnellino. Sì, però è la pelle dell'agnello e sotto altro che lupo famelico. In realtà c'è uno sciacallo, povero sciacallo, non ce l'ho con l'animale, ma semplicemente con l'immagine che noi esseri umani abbiamo voluto appiuppare, attaccare, con cui abbiamo voluto etichettare lo sciacallo. Ma in questo momento la vostra unica salvezza è avere il coraggio di lasciare andare via la carcassa. La carcassa non è un qualcosa di futuro, era già nel vostro passato. E ripresentandosi nel presente una situazione simile, voi sapete che quel tipo di esperienza è già morta in voi e voi siete morti in quell'esperienza, cioè siete cambiati talmente tanto che siete già una persona nuova. Dovete solo togliervi di dosso la vecchia pelle. E come si fa? Con gli attriti della vita. Ora, voi immaginatevi il serpente che deve spogliarsi della sua pelle. Cosa fa? Il serpente inizia a strisciare tra rami, sterpaglie, pietre, affinché quella pelle attecchisca sugli spuntoni di questi elementi e si attacchi e piano piano si strappi e venga via. Quindi, se vogliamo utilizzare questa immagine per noi, in realtà tutte queste piccole
difficoltà sono un po' come le asperità contro le quali voi state lasciando e deponendo la vostra vecchia pelle, perché voi non siete più quella persona, lo sapete, anche se vi ostinate ancora a non tirarvi fuori da questa situazione. Certo, il futuro è una grandissima incognita ed è ovvio che se una situazione è stata in un modo, la seconda è stata simile, la terza che si presenta quasi uguale potrà risvegliare in voi lo stesso timore e la stessa rabbia. Sappiate vedere ogni singolo evento come un fatto nuovo. Una monade, per quanto simile ad un'altra, non c'è comunicazione con l'altra, incomunicabilità, quindi non può esserne stata influenzata. E non è detto che l'occasione nuova sarà deleteria, anzi forse potrebbe essere quella che ribalta la situazione o semplicemente potrebbe anche non presentarsi più un'occasione simile a quelle che avete già vissuto. Ma in questo momento la vostra salvezza viene solo da voi e diciamo, accanirsi nell'attesa è controproducente per la vostra persona. La vostra anima è viva, è forte e vuole poter essere libera anche da questa catena. Un grande bacio.